Siamo qui che parliamo perché la situazione è molto, molto. Molte cose sono da dire con democrazia, con rispetto. Ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Un senso d'ordine di pulizia. Allora, questo video è dedicato logicamente oltre al ministro Dario Franceschini, al presidente dell'Agis, presidente dell'Anica, presidente dell'UEci, Manuele Ilari, Marco Iorini, Davide Fontana e chiunque voglia. Allora, oggi ho visto il video di Mosticchio. Ho visto anche quello che hanno fatto sulla 7, su Tagada. Pure io sapete bene che senza polemiche, senza niente, ognuno lavora secondo i propri binari, però il fatto di dover parlare è molto importante in questo periodo. Perché, come sapete, ci sono cinema che non ce la faranno, cinema che magari hanno già chiuso che non sappiamo, io li so, ma non li posso dire, diciamo questo. Come ci sono cinema tipo a Bari, nell'ex Fiera, un IMAX pronto per essere utilizzato, ci sono contenziosi con dipendenti assunti perché doveva essere aperto, come altri contenziosi sono tra UCI Cinema e Xenon SRL, non mi ricordo esattamente la sigla, l'ho letta ieri, l'ho memorizzata, ma poi non mi sono scordato, insomma. E c'è tutto un mondo che logicamente non sa come girare per questa situazione del Covid. E poi noi non sappiamo mai tutte le cose, insomma, gli argomenti sono tanti. Io non sono uno che prende, viene chiamato dai giornali o altre cose così. Io sono uno che si crea tutto il pubblico, tutte le informazioni, tutte le voglie di lottare da solo, ma la voglia di comunicare c'è, ci so, come anche c'è abbandonato lì vicino a Monza, a Muggiò, quell'altro multisala che casca a pezzi, cioè l'Italia, il mondo del cinema, il mondo dell'esercizio. Caschiamo a pezzi e quindi insieme dobbiamo cercare di rimettere in piedi tutto, perché nel primo lockdown, se non mi sbaglio, correggetemi, scrivetemi, nel primo lockdown dovevano arrivare anche i fondi di Netflix per essere investiti nelle sale. Comunque si era anche fatto questo discorso. L'attenzione, sì. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Quello che insomma voglio dire, io ho molta voglia di partecipare, ho molta voglia di discutere. Anch'io mi metto in campo come questo direttore. Quindi se vuole vedere i miei video, se volete vedere i miei video, se volete fare domande, a disposizione.